Fracci, dove eravamo rimasti con solo risposte sbagliate? Ah sì, con il finale del poco sobrio Carmageddon, un titolo che fece parlare molto di sé all'epoca. Mister Stregatto. Non è stata una scheggia, mentre la risposta più sbagliata di tutte racchiude in modo convincente l'urlo di disperazione. Arcamageddon, capolavoro. Va bene, non perdiamoci in chiacchiere, occhi aperti perché il titolo da indovinare arriverà quando meno ve lo aspettate. Foracci, bentornati o benvenuti su TG Poro, l'unico format di YouTube Italia dove si parla di videogiochi tutto l'anno. Ridendo e scherzando, siamo arrivati alla fine del 2022 e questo sarà l'ultimo TG Poro ricchissimo dell'anno. In attesa di scoprire cosa ci riserverà il 2023, intanto mettetevi in marcia verso la conquista non violenta di internet.poro e la fondazione del Poroverso. Lasciate un like, iscrivetevi al canale attivando la campanella delle porotifiche e seguitemi su tutti gli altri socials. I link li trovate in descrizione. Bene, ho detto tutto, iniziamo! Breaking news, un giovane, giovanissimo youtuber romano raggiunge la soglia di 30.000 iscritti sul canale YouTube prima della fine dell'anno e rilancia una sfida impossibile, arrivare a 35.000 iscritti prima dell'uscita di Tears of the Kingdom. Secondo me ce la possiamo fare, conto su di voi. E direi che, tra l'altro, questo è il modo migliore per iniziare dall'angolo della poracciata. È finito il calendario dell'avvento dell'Epic Game Store, che si è concluso col botto. Infatti Epic ha regalato Death Stranding, ma i giochi gratis non finiscono certo qui. Da oggi fino al 5 gennaio sarà possibile riscattare sia Dishonored che Eximius. Ora, non penso che il titolo Arcane abbia bisogno di presentazioni, mentre su Eximius non mi pronuncio. Dopo che ho scatenato la vostra indignazione nei commenti definendo Bloons TD6 sconosciuto, stavolta mi sto zitto. A proposito di poracciate, ma mamma mia, ma che è sta roba? Solo risposte sbagliate, sorprendetemi! Nel mentre però Sony ha confermato i giochi di gennaio che entreranno a far parte del catalogo di giochi offerti all'interno del PlayStation Plus a partire dall'abbonamento base, ovvero l'Essential. E direi che l'anno parte nel migliore dei modi, la selezione è di tutto rispetto. Jedi Fallen Order arriva con un tempismo perfetto in previsione dell'imminente Jedi Survivor, mentre Axiom Verge 2 è un'aggiunta pazzesca per gli amanti dei Metroidvania. Perché poi qui non c'è nessuno a cui non piacciono i Metroidvania, vero? No, perché altrimenti scatta l'allontanamento immediato dall'armata poraccia, sappiatelo. Nintendo invece sembra voler salutare l'arrivo del 2023 a colpi di sconti su sconti su sconti e ha dato il via alla terza campagna di offerte su eShop nell'arco di praticamente un mese. Magari la settimana prossima ci faremo la solita ricognizione su Deku Deals per capire se effettivamente c'è qualche bella affare, però intanto vi consiglio di spulciarvi queste offerte di fine anno. Già in prima pagina vedo degli sconti assurdi sugli Ori, su Wolfenstein, Diablo e anche New Super Lucky's Tale. Sembra veramente che ci siano tante cose interessanti al prezzo più basso di sempre. Dall'angolo della poracciata a una fine davvero poraccio. Abbiamo qualche novità riguardante la storiaccia dell'arresto di Yuji Naka, uno dei papà di Sonic, che era stato arrestato per aver fatto inside trading sfruttando informazioni riservate interne a Square Enix. La situazione sembra essere molto più grave di quello che pensavamo. Non solo Naka è stato formalmente e ufficialmente indagato dalla questura di Tokyo in seguito al suo arresto, ma sembra che il crimine commesso ruoti attorno a un acquisto illegale di azioni equivalente a circa $834.000. Non proprio degli spicci, insomma. Staremo a vedere quello che succederà a Naka e ai suoi compari. E a proposito del futuro di un gigante dell'industria, questa notizia potrebbe spezzare il cuore a molti. Masahiro Sakurai avrebbe confermato in un'intervista tradotta da Push Dustin di essere sostanzialmente entrato in semi-pensionamento. Sakurai è famoso per un'etica lavorativa impressionante, che molto spesso lo ha portato a mettere in secondo piano la sua salute fisica, ma ora che il designer ha raggiunto il 52esimo anno di età, le sue parole denotano una consapevolezza ben diversa. Dopo 9 anni di sviluppo attivo sugli ultimi 2 episodi di Smash, per Sakurai continuare a creare videogiochi a tempo pieno significherebbe vivere senza godersi la vita, non avendo spazio per nient'altro se non per il suo lavoro. Quindi sembra ci sia una sorta di allontanamento dal mondo dei videogiochi,
fattore che gli permette di vivere più rilassato e di portare avanti anche altre passioni, come ad esempio la sua attività divulgativa su YouTube. Una scelta giustissima, per carità. Ma questo cosa significa per la serie di Smash? Ultimate sarà l'ultimo capitolo della serie a vedere la luce, oppure dobbiamo iniziare a immaginare uno Smash senza Sakurai? Comunque vi lascio in descrizione tutta l'intervista tradotta, perché racconta tanto di Sakurai e della sua attività su YouTube. E per chiudere questa prima sezione diamo al volo uno sguardo ai dati di vendita giapponesi per quanto riguarda la settimana appena passata, una delle più cruciali in assoluto. Beh, ancora una volta le classifiche di vendita sono state dominate da Nintendo. Pokémon si conferma come una forza inarrestabile, piazzando oltre 375.000 copie in soli 7 giorni, e molto bene anche per Splatoon 3, che ancora una volta è tra i titoli preferiti dal pubblico giapponese. C'è però da celebrare un altro importante traguardo: in 5 anni dalla commercializzazione, Mario Kart 8 Deluxe è riuscito a vendere più di 5 milioni di copie in totale, rimanendo una presenza costante nelle classifiche settimanali. Niente male per una riedizione da Wii U, non trovate? E anche per quanto riguarda gli hardware, la storia è sempre la stessa. Switch regna ancora incontrastata, ma quando arrivano gli stock di PlayStation 5, le unità vendute della console Sony schizzano drasticamente verso l'alto. Mentre però Serie X vende poco più del 3DS. Diciamo che Microsoft non va fortissima in Giappone. Va bene, passiamo alle notizie del giorno, e mi sembra giusto chiudere il 2022 dando spazio a uno dei titoli più attesi in assoluto del 2023, ovviamente Tears of the Kingdom. Stiamo per discutere di un leak o di un rumor molto importante che, nel caso si rivelasse veritiero, confermerebbe anche quanto ci siamo detti in questi giorni a proposito del futuro della console Nintendo. Ed ecco quindi che su Famiboards sono state ricondivise delle immagini originariamente apparse sul forum cinese Tieba, dove è stata immortalata quella che sembra essere una Switch OLED in edizione limitata a tema Tears of the Kingdom. Non sarebbe la prima volta che viene proposta una Switch per accompagnare un importante lancio di un titolo, e allo stesso modo storicamente la serie di Zelda è legata agli hardware Nintendo, e spesso sono state proposte delle varianti di console ispirate alle avventure di Link. Una OLED però significherebbe anche distruggere le aspettative di chi sperava che il titolo sarebbe stato utilizzato come trampolino di lancio per una nuova Switch o magari una Switch Pro. Nintendo sembra non intenzionata a percorrere questa traiettoria, confermando poi le indiscrezioni rilanciate qualche giorno fa da Digital Foundry. Vi ripeto, è tutto da confermare, e c'è chi urla al fake, e magari per quando questo video sarà pubblicato le immagini saranno già state sbugiardate, ma a me come ipotesi non sembra così tanto improbabile. Però vi devo dire una cosa: esteticamente non mi fa impazzire. Sarà l'abbinamento di colori o forse gli artwork scelti, ma trovo questa ipotetica versione poco ispirata. Certo, l'artwork del box è fantastico, però il colore dei Joy-Con proprio non mi piace e la dock mi sembra un po' pacchiana. E poi quel gioco non incluso scritto sulla confezione è sempre un colpo al cuore. E voi poracci cosa ne pensate? Credete a questo rumor? E in caso esteticamente vi convince questa OLED a tema Tears of the Kingdom? Ma rimaniamo a parlare di TOTKT, perché le novità riguardanti, anzi i rumor riguardanti il gioco non finiscono qui. Infatti proprio l'altro giorno si parlava di una possibile componente multiplayer all'interno del titolo. Sebbene manchino ancora un po' di mesi all'uscita del titolo, le grandi catene di distribuzione stanno già ricevendo il materiale promozionale del gioco, e come fatto notare da questo utente su Twitter, in un catalogo Nintendo nella pagina dedicata a Zelda compare in bella vista il logo del Nintendo Switch Online, confermando così indirettamente la presenza di funzionalità online per il titolo. Però qui veramente questo elemento può significare tutto e niente. Se volete potete iniziare a fantasticare sul fatto che Nintendo abbia inserito il multiplayer all'interno del gioco, magari una classica modalità co-op, oppure un multiplayer asincrono che si allaccerà al tema delle alterazioni temporali che sembrano essere alla base del seguito di Breath of the Wild. Ma fate attenzione, perché questo logo potrebbe significare anche la futura presenza di DLC scaricabili, integrazioni con il pacchetto aggiuntivo dell'NSO o semplicemente l'utilizzo dei salvataggi in cloud. Voglio sapere secondo voi quali sono le funzionalità più papabili, ma direi che è pure il caso di aprire una discussione. Avrebbe veramente senso il multiplayer in una produzione del genere? Io spero che in caso la presenza di un qualche tipo di co-op gameplay non incida sul single player, sia a livelli quantitativi che qualitativi. Fatemi sapere la vostra.
E chiudiamo il 2022 con un messaggio di speranza. Nell'ultimo numero di Famitsu è stata infatti inserita una rubrica dove alcuni tra i più grandi sviluppatori nipponici hanno condiviso i loro buoni propositi per l'anno venturo e anche le loro ambizioni. Sono tantissimi ad essere intervenuti, io vi cito giusto quelli che mi hanno più colpito. Ad esempio, il mitico Hironobu Sakaguchi ha svelato che pensava di essere prossimo al pensionamento, ma di aver deciso in extremis di prendere parte a un nuovo progetto. Mistwalker è quindi al lavoro su un titolo che dovrà essere ancora annunciato e che avrà delle tinte dark fantasy. Inutile dire che la fantasia, speriamo non finale, viaggia subito verso i ricordi di un Lost Odyssey. Chissà se il buon Hironobu tirerà fuori qualcosa di simile. Vogliamo parlare delle ambizioni di Fumito Ueda per il 2023? Il papà di Ico, Shadow of the Colossus e The Last Guardian sta lavorando insieme al suo team di Gen Design per svelare finalmente il nuovo progetto e in chiusura chiede tutto il supporto possibile da parte dei fan. Quindi se un titolo di Ueda sarà annunciato nel 2023, mi sa che lo giocheremo insieme a Metroid Prime 4 su Switch 2 Pro. La parola chiave per Konami è invece a lungo atteso e si parla di un 2023 come un anno ricco di annunci. Ora sappiamo che questo potrebbe far semplicemente riferimento alla saga di Silent Hill che recentemente è stata riesumata dall'azienda, ma secondo me è significativo che a scrivere queste brevi righe sia stato Noriaki Okamura, producer storico della serie di Metal Gear che però ha messo le mani anche su Metal Gear Survive, quindi io in caso un po' di paura ce l'ho. C'è anche un Koji Igarashi determinato a chiudere il capitolo Bloodstained per presentare il prossimo passo del suo team e poi Yoshinori Kitase ci ricorda che il 2023 sarà sì l'anno di Final Fantasy XVI, ma che molto probabilmente si inizierà a parlare sul serio di Final Fantasy VII Rebirth e del prossimo passo dell'incarnazione di FF7. Per me si tratta di un evento a dir poco epocale e insomma non ci sarà solo Nintendo, il 2023 si prospetta un anno ricchissimo. Quali sono i vostri titoli più attesi? E questo però c'era tutto per oggi, vi ringrazio per essere arrivati fino in fondo e anche per avermi accompagnato anche in questo anno lunghissimo e ricchissimo di soddisfazioni. Vi aspetto qua sotto nei commenti e non mi resta che darvi appuntamento al prossimo anno. Voi mi raccomando, fate i bravi, riposatevi dormendo soni, tranquilli, ma soprattutto nerdate duro. Io sono il Poro 2000, Michele 23, ciao! Ehi, fermo! Se questo tipo di video ti piace, prendi in considerazione l'idea di supportarmi sul Poreon, il Patreon dei Poracci. Con un piccolo contributo mensile mi puoi aiutare enormemente a portare avanti i contenuti qua sul canale e in cambio ricevi anche delle ricompense di tutto rispetto, come retroscena, anteprime e anche live esclusive dove andremo a caccia di retro game. Ti lascio il link in descrizione e ricordati che Poracci si diventa! Mentre la risposta più sbagliata... Oh.